tutti questa nostra concattedrale di Larino, grazie a tutti i presenti che hanno accolto questo invito e soprattutto grazie al relatore Franco Valente che ci fa il dono questa sera di fermarci un po' in compagnia degli affreschi della nostra cattedrale. Ci troviamo all'indomani dell'anniversario della dedicazione di questo tempio e alla vigilia domani della festa di San Pardo, quindi siamo in mezzo a queste due solennità in un giorno un po' sospeso che sa di vigilia. Come tutte le vigilie ci dicono il già e il non ancora di ciò che viviamo, un po' l'esperienza della vita, ed è bello essere in compagnia dell'arte nella sospensione dell'esistenza, sapere di non essere da soli. Quindi oggi pomeriggio è questa esperienza che vogliamo proporvi, questa esperienza di compagnia, di farci accompagnare dall'arte con qualcuno che di arte ne sa qualcosa più di noi. Io da romano non conoscevo ancora l'architetto Franco Valente, ma appena arrivato qui, grazie soprattutto alla divulgazione sui social, ho iniziato a gustare qualcosa della sua cultura. E poi, per dirvi un po' in retroscena, no? Perché è bello anche scoprire il dietro le quinte di come nascono le cose. Poco più di un mese fa un giovane di Larino mi ha parlato dell'architetto Franco Valente, mi ha detto: ma perché non lo invitiamo? E allora così, da un'idea di un giovane, quando si dice che i giovani in chiesa latitano o non sono propulsori, ecco, questo è l'esempio di tutto il contrario. È importante essere questa catena di raccordo per passare anche alle nuove generazioni in quella che è la nostra storia, la storia di questa casa comune, la storia di questa città, ed è bello che stavolta l'anello che ha fatto da congiunzione sia l'anello più giovane o uno dei più giovani della nostra comunità. Quindi prima di lasciare a lui, a Lorenzo Di Maria, la conduzione di questo momento, inviterei il sindaco di Larino per un saluto. Grazie a tutti, buon ascolto. Allora scendo. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io sono felice di essere qui oggi ad ascoltare la lezione dell'architetto Valente, perché l'architetto Valente è una persona di cultura, uno studioso dell'arte, e penso che sia forse la persona che conosce meglio le bellezze e l'arte qui, diciamo, della regione Molise. Quindi oggi ringrazio Don Claudio, la parrocchia, per aver organizzato questo evento, perché è un evento di spessore, perché grazie all'architetto Valente oggi la nostra comunità potrà anche scoprire qualche segreto, perché ci parlerà degli affreschi della nostra cattedrale, che è il nostro luogo identitario. Quindi io ascolterò con attenzione l'intervento, la lezione di Franco, l'amico Franco. Quindi grazie e sono sicuro che sarà apprezzato da tutti noi. Buon pomeriggio. Allora, sono innanzitutto contento e anche abbastanza emozionato perché, insomma, la risposta è stata notevole. Me l'aspettavo in realtà, però sono comunque contento e vi ringrazio. Ringrazio ovviamente anche il sindaco, l'assessore Civitella e l'amministrazione perché, insomma, ci hanno tenuto ad esserci, a intervenire. E ringrazio prima di tutto però Don Claudio, perché insomma se questo tipo di iniziativa è possibile soprattutto grazie a lui, non solo perché ha le chiavi della cattedrale e quindi non potremmo essere qui dentro, ma soprattutto perché questo incontro di oggi, così come la notte bianca della cattedrale qualche settimana fa, nasce da una sua idea un po' folle, datata a fine agosto, un'idea
che ha riunito me e altri giovani, appunto, di Larino, giovani di buona volontà, perché ci mancano tante cose forse, ma non la buona volontà, e ci ha riuniti attorno, diciamo, a questo obiettivo, quello di esaltare poi in fondo la sacralità di questi luoghi attraverso la bellezza dell'arte, la musica, la pittura, la letteratura, la bellezza della storia, la bellezza della cultura. E se parliamo di storia, di arte e di cultura in Molise, dobbiamo per forza di cose parlare anche e soprattutto di Franco Valente, che ringrazio ufficialmente, insomma, dopo averlo ringraziato già varie volte informalmente per essere qui. Franco Valente è un volto, un nome arcinoto della cultura molisana, insomma non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno soprattutto che sia io a presentarlo, però per quei pochi che non dovessero conoscerlo mi tocca, ecco. Allora, innanzitutto è un architetto di Venafro e per Venafro si è speso tantissimo da sempre, come dargli torto, insomma Venafro è una delle due o tre città più belle del Molise. Ma prima ancora è una persona che è appunto follemente innamorata del Molise. Io sto girando da un po' di tempo il Molise comune per comune, paese per paese, mi capita sempre di scoprire cose nuove, bellezze di cui non solo noi molisani non siamo a conoscenza, ma non abbiamo neanche la coscienza stessa che ci siano queste cose, queste ricchezze. Ecco, nel momento in cui scopriamo l'esistenza di queste bellezze, di questo patrimonio immenso, per forza di cose ci imbattiamo in qualcosa che Franco Valente ha scritto su quella determinata cosa. Lui credo abbia visto almeno una volta nella vita tutte le pietre del Molise e oltre ai tanti saggi, tanti libri, le pubblicazioni, importante, come diceva anche Don Claudio e il sindaco, sono i suoi canali online, i suoi social, la pagina Facebook, il blog, che sono delle vere e proprie miniere d'oro da questo punto di vista. Quindi architetto, ricercatore, studioso, divulgatore, che è una cosa fondamentale, ma anche un uomo impegnato poi in prima persona da sempre, da una vita intera, nella preservazione e nella valorizzazione di questo patrimonio, anche da un punto di vista più istituzionale, potremmo dire. È consigliere nazionale dell'Istituto Italiano dei Castelli, ad esempio. Si occupa tuttora della Valle del Volturno, e se sappiamo tante cose a proposito di affreschi sull'abbazia di San Vincenzo al Volturno, che è uno scrigno incredibile di bellezza, lo dobbiamo a Franco Valente e tante altre cose. Tra queste tante altre cose c'è anche l'Annunciazione di Teodoro d'Enrico, per cui Franco Valente appunto si è impegnato appunto per la valorizzazione, per puntare i riflettori, ed è successo tutto quello che più o meno sappiamo, Sgarbi, l'Expo e tutto il resto, motivo per il quale poi un mesetto fa appunto il comune di Montoro nei Frentani, saluto il sindaco, e il comune di Montoro nei Frentani ha voluto conferirgli la cittadinanza onoraria, e io sono andato appositamente lì a Montoro per ascoltarlo e per conoscerlo di persona. Ora, in realtà non era la prima volta che ci incontravamo, io e Franco Valente, questa è una chicca che voglio dire. Mi aveva già conosciuto quando avevo 3 anni, era un dicembre del 1995 e Franco Valente era venuto qui alla Casina Frentana per un convegno sull'urbanistica, l'architettura del centro storico.
organizzato dall'associazione Gruppo Animatori Centro Storico di Larino e soprattutto da mio padre, che era suo collega e suo amico. Però ecco, poi l'ho conosciuto di nuovo in questa occasione qui a Montorio. Mi sono, dopo la solennità del momento, avvicinato a lui timidamente, mi sono presentato e lui mi ha detto due cose. Mi ha raccontato prima di tutto un aneddoto simpatico su mio padre e sulla sua scaramanzia, e poi mi ha detto con un volto quasi disperato, sconfortato, a me che onestamente non sono nessuno, ha detto: vi prego, fate qualcosa a Larino. Ora, in realtà a Larino si fanno tante cose, ci sono le associazioni, c'è l'amministrazione che si impegna, che quest'estate si è impegnata al di là del Covid, insomma. Si fanno tante cose belle, tante cose interessanti, però ecco, una preghiera laica, culturale di questo tipo da una persona di questo calibro e con questa sensibilità, secondo me deve essere ascoltata, nel senso che può significare solo una cosa, che Larino deve tornare ad essere un punto di riferimento importante per la cultura molisana. Non sarà di certo l'incontro di oggi pomeriggio a risollevare diciamo, queste sorti, però ci stiamo impegnando tutti in tal senso e ne sono contento. E allora, veniamo appunto a noi. L'ho invitato, dopo questa preghiera disperata, la prima cosa che mi è venuta in mente, gli ho risposto: torna, ti prego, a Larino, magari ci parli degli affreschi della cattedrale. La prima cosa che mi era passata per la mente, non avevo né il luogo né il contesto in cui effettivamente lasciarlo parlare, si è creato appunto grazie a Don Claudio. Perché gli affreschi? Perché di questa cattedrale si può parlare forse per giorni, ma di tanti aspetti si è detto e scritto tantissimo. La facciata, per esempio, il portale, il rosone, il campanile, sono cose che conosciamo e che ci lasciano sempre a bocca aperta ogni volta che le guardiamo. Degli interni invece si parla molto, molto di meno, c'è meno attenzione, c'è meno sensibilità da un certo punto di vista. E complice anche il fatto che la cattedrale in 700 anni di storia si è trasformata tante tante volte, è stata vittima anche di trasformazioni e restauri. Però ecco, c'è un aspetto, c'è quel pezzo di muro e pochi altri, dove ci sono gli affreschi che sono tracce delle origini della cattedrale, di fronte ai quali spesso passiamo distrattamente, che guardiamo con superficialità. E secondo me ci sono poche persone in Molise in grado di raccontarceli, di spiegarceli e di parlarne come si deve. Tra queste persone c'è l'architetto Franco Valente. Mi sono già dilungato abbastanza, lascio la parola a lui e buon ascolto. Grazie. Grazie. Metto qua che è meglio. Grazie. Io sono commosso, mi è sembrato quasi di sentire un epitaffio, perché ecco, non mi aspettavo una presentazione così puntuale, e sono veramente emozionato a vedere Lorenzo, che mi ricorda il padre, e vi racconto pure l'aneddoto, perché poi credo che abbia creato anche un minimo di curiosità sul perché di questo racconto. Lui aveva 3 anni. Suo padre, molto superstizioso, decise, dopo questo piccolo convegno, di regalarmi un compasso di 8 ore, di quelli antichi, e disse: però Frank, mi devi dare 100 lire, perché qui a Larino dare un oggetto appuntito è un segno cattivo, invece dobbiamo figurare che tu lo hai comprato, mi dai 100 lire e io ti consegno questo oggetto appuntito, che io conservo
ovviamente gelosamente. Quindi è un piacere oggi tornare qui a Larino, anche perché Larino è una città. La differenza tra una città e un paese sta nel fatto che la città si riconosce per essere sede di diocesi, per essere quindi sede di un episcopio, per essere sede di un tribunale e per essere sede di un municipio. E Larino ha avuto sempre queste tre caratteristiche messe insieme. A queste caratteristiche, che sono di tipo politico o religioso, si aggiungono altre, che sono i valori che in qualche modo appaiono negli oggetti che tutti i giorni vediamo e che molto spesso non comprendiamo. Non comprendiamo perché sono cambiate sostanzialmente le tecniche di utilizzazione dei monumenti. Noi oggi, prima facevo i complimenti a Don Claudio per la pulizia che c'è in questa chiesa, e non pensiate che è uguale da tutte le parti. Io che giro tutte le chiese del Molise a volte rimango angosciato per il modo trasandato spesso di tenere questi luoghi, trasandati anche perché abbandonati dalla cosiddetta politica che dovrebbe dare, io dico, a due soggetti istituzionali molto più potere. Io dico che il potere dovrebbe essere dato un poco più ai marescialli dei carabinieri, che sembrerà una cosa strana, e ai parroci, che continuano a conservare questi oggetti che apparentemente non servono a niente, perché se voi volete pensare a che cosa possa servire un edificio, ecco, una chiesa, non ci si può ballare, non ci si può incontrare, non si possono sentire pezzi musicali, non si può mangiare. Quindi a che serve una chiesa? Una chiesa ha una grande importanza dal punto di vista teologico, cioè un luogo dove nel passato, anticamente, si riteneva di poter compiere una certa azione. Voi dite, ma sei venuto per parlare degli affreschi o di cose che non hanno apparentemente nulla a che vedere con gli affreschi? Però poi, alla fine, se mi sopportate per questa mezz'oretta, riuscirete a capire perché si fanno gli affreschi in un luogo che è deputato a che cosa? A seppellire i morti. Queste chiese si facevano per conservare i morti. Sotto questi pavimenti oggi eleganti, in effetti, si nascondono centinaia o addirittura migliaia di tombe ricche di ossa che erano sistemate nelle chiese in attesa della discesa della Gerusalemme celeste. Cioè, queste chiese hanno una funzione pratica, quella di attirare in questo luogo, il giorno del giudizio universale, le anime di coloro che sono sepolti da qualche parte. I cristiani sono gli unici che conservano i morti, proprio perché aspettano la resurrezione dei morti. È una visione teologica che però poi si deve trasformare in fatti pratici, perché raccontare le cose e non farle vedere fisicamente significa fare delle astrazioni che servono poco. E quindi la cristianità ha, sotto certi aspetti, inventato questi edifici che hanno una funzione molto rigorosa dal punto di vista teologico, perché qui si seppellivano i morti in attesa della discesa della Gerusalemme celeste. Però il cristiano ha voluto crearsi una sorta di garanzia: ma come ho la certezza che il giorno della discesa della Gerusalemme celeste Cristo arriva anche qui nella chiesa cattedrale di Larino? E allora si trova un sistema, che è quello che liturgicamente spesso veniva chiamata la calamita, cioè all'interno di una chiesa viene messa una calamita, cioè una reliquia, perché se qui ho la reliquia di un santo, ho la certezza che il giorno del giudizio universale qui verrà l'anima di quel santo per riunirsi al corpo di quel santo, e quindi si tirerà dietro tutti coloro che sono sepolti in quella chiesa. E quindi a quel punto si subirà un giudizio, e poi vedrete come tutte queste cose sono legate proprio alla interpretazione di questi giudizi. E se hai vissuto bene nella vita avrai il cosiddetto premio eterno, vedrai la luce; se avrai agito male finirai nelle tenebre. Io sto rubando il mestiere ai vostri sacerdoti, però sostanzialmente è un modo di interpretare le cose che appartiene all'universo cristiano, e quindi
siamo tutti coinvolti in questa operazione, che però poi si arricchisce anche di fatti pratici, della bellezza, dell'architettura, della proporzione, del voler raccontare anche perché quelle opere sono state fatte, da chi sono state fatte e in che periodo sono state fatte. Allora, se noi... Io ho frequentato moltissimo Larino proprio perché vi sono degli elementi che ti attirano, che fanno parte di un percorso molto complicato della storia, che ha dei riferimenti a dei personaggi molto molto precisi. Quando pensiamo alla cattedrale di Larino, non possiamo non pensare alla sua facciata. Una facciata che apparentemente è fatta semplicemente di oggetti architettonici, però immaginate che chi ha costruito questa chiesa, la facciata l'ha realizzata prima a terra, cioè ha fatto le prove, già ha visto come si sarebbe dovuto sviluppare l'architettura facendo un'architettura in piano. E poi nel tempo questi pezzi sono stati aggregati, quindi chi ha progettato la chiesa, la basilica, ha prima realizzato un modello, il modello lo ha trasformato in realtà e poi ci sono stati costruttori organizzati dagli architetti che hanno costruito materialmente questo edificio. E allora, anche se non sappiamo qual è la storia di questo edificio, possiamo così geometricamente capire alcuni fatti. Se ci mettiamo all'esterno della cattedrale, la guardiamo con molta attenzione, scopriamo che la facciata è perfettamente quadrata. E una volta fatto un quadrato, se noi proviamo a fare le diagonali si incrociano in qualche punto. Ecco, facendo il disegno della cattedrale, noi scopriamo che all'incrocio di queste due diagonali vi è la figura dell'agnello crucifero. Una cosa stranissima è che su questa facciata di agnelli cruciferi ce ne sono due, uno sta più in basso, e allora comincia questa necessità di capire perché vengono messi due volte sulla facciata lo stesso agnello, la stessa rappresentazione, lo stesso simbolo. E allora, sempre geometricamente, se proviamo a costruire sulla base di questo quadrato un triangolo equilatero, scopriamo che la punta di questo triangolo equilatero, che poi rappresenta la Trinità, è di nuovo l'agnello crucifero. Quindi vi sono dei segnali che noi non conosciamo, ma che comunque costituiscono la consacrazione architettonica di elementi che hanno a che vedere con una interpretazione teologica. Questa chiesa nasce in un anno preciso. Noi abbiamo la fortuna qui a Larino di conoscere tutto delle origini di questa chiesa. Il re che regnava in quel momento, Roberto d'Angiò, 1319. Sappiamo addirittura l'anno e il giorno in cui fu consacrata la chiesa, il 31 di luglio del 1319, era di martedì, se vogliamo essere ancora più precisi, e in quel giorno viene collocata la lunetta del portale. Una lunetta molto importante, perché da questa lunetta noi riusciamo a ricavare alcuni elementi fondamentali per capire l'importanza dei personaggi che si nascondono dietro quei nomi. Forse il meno importante è proprio il vescovo Raone, che è colui che tiene a lasciare il proprio nome nel giorno della consacrazione, che è il giorno in cui la lunetta viene completata e l'artista, lo scultore, mette la sua firma sull'opera. Ma soprattutto veniamo a sapere che è il momento in cui Papa è un certo Giovanni XXII. Noi, quando leggiamo queste epigrafi, non è che facciamo molta attenzione sul nome dei papi, degli imperatori, dei re,
dei vescovi, però questo è un Papa particolare, perché questo è l'anno di Dante Alighieri, no? Se noi andiamo a scorrere un po' quello che le invettive di Dante Alighieri nei confronti di alcuni personaggi, nell'elenco troviamo anche Giovanni XXII, il Papa che ha voluto, che ha permesso la consacrazione alla costruzione di questa chiesa. Ecco, Papa Giovanni XXII fu maledetto, ma nel descrivere il paradiso, e fu ascritto tra coloro che dovevano essere odiati, non solo perché amico di Carlo Danciò, non solo perché viveva in Francia e quindi dalla Francia amministrava la Chiesa, ma soprattutto perché Dante lo considerò uno dei peggiori simoniaci della terra. I simoniaci erano coloro che, un po' come la riforma quando si fa il condono oggi delle tasse, no? Se si fa l'abbattimento, così si fa una trattativa, tu basta che cacci i soldi, io ti faccio pagare anche di meno. E allora lui si inventò, Giovanni XXII, una sorta di contrattazione per cui se tu pagavi, e quindi pagavi con le cosiddette indulgenze, avevi una riduzione consistente negli anni che avresti dovuto passare in purgatorio. Nasce l'invenzione del purgatorio, se vogliamo, cioè non c'è più la possibilità di finire o all'inferno o al paradiso, ma si può contrattare tutto, è una, diciamo, una soluzione molto italiana, se vogliamo, del problema. Ecco, Dante Alighieri era ancora vivo, tra l'altro, Giovanni XXII anticipa che sarebbe poi finito all'inferno proprio per questa sua caratteristica particolare. Quindi vedete, già una sola data, non stiamo ancora a parlare degli affreschi, permette di capire determinate cose. Però poi, quando cominciamo a osservare questa architettura, e non abbiamo bisogno di immagini perché ognuno di voi ha l'immagine della cattedrale stampata negli occhi, ecco, conosce questa stranissima crocifissione. Strana non perché vi sia la Madonna dolente insieme a San Giovanni Evangelista, Cristo sulla croce, ma per due particolari molto strani. Uno, che il Cristo non ha in testa la corona di spine, ma ha una corona, e questa corona sta per essere messa da un angelo. Una cosa stranissima, in genere vediamo dei cardellini che tolgono le spine dalla testa di Cristo. In questo caso noi vediamo invece un angelo che incorona Cristo, un Cristo che ha le braccia Y. Allora, noi, chi si occupa un po' di storia dell'arte, capisce che questa caratteristica del Cristo su una Y e non su una croce tradizionale è tipica della cultura angioina. Quindi cominciamo a parlare di architetture che hanno a che vedere con i Danciò che conquistano l'Italia meridionale, con Carlo Danciò, che è il protettore di Giovanni XXII e che è poi colui che modificherà sostanzialmente anche la struttura architettonica dell'intera città di Larino. Ed è il momento in cui la città di Larino si trasforma sostanzialmente. Con Carlo Danciò e Roberto Danciò successivamente, Larino acquista una forma diversa. Noi, quando pensiamo alle città, crediamo che siano state fatte sempre allo stesso modo, con case in muratura, con le fognature, con sistemi particolari. Qui invece, fino al 1270, grosso modo, le case erano, le città erano fatte di legno, erano facilmente incendiabili. Ecco, con gli angioini, quando voi girate nel territorio molisano, ma in tutta l'Italia meridionale, vedete delle torri circolari, potete con una certa sufficienza dire: questa è una torre angioina, perché sono gli angioini che inventano per l'Italia meridionale le torri circolari, che nascono anche qui a Larino. Ma soprattutto gli angioini cambiano il sistema costruttivo, cominciano a creare le case in muratura, perché fino allora le case erano in legno e soltanto le cattedrali e i castelli, come questo bellissimo palazzo ducale di Larino, erano fatti in muratura.
Quindi la città comincia a prendere una forma solida, cominciano a nascere le fognature, i sistemi di smaltimento delle acque, quindi sono operazioni molto importanti, cioè l'Arino cambia, ma soprattutto definitivamente si sposta dal piano, dall'alto, scende qui nella parte bassa, dove già esisteva una cattedrale. Se voi vedete al secondo pilastro, qui della, poi quando vi alzate vi fate il giro, ecco, se guardate bene ai piedi di una di questi pilastri quadrati, vedete la traccia di una colonna semicircolare, la parte circolare sta sotto la colonna, e noi abbiamo ragionevoli motivi per ritenere che quel pezzo di cattedrale sia riconducibile a un anno preciso, al 1071, quando vescovo di Larino è un personaggio che diventerà famoso, Guglielmo, perché partecipa nel 1071 alla consacrazione della chiesa di Monte Cassino. Poi capirete perché ho nominato Monte Cassino e perché qui compare una pittura in cui vediamo San Benedetto, che è il titolare dell'abbazia di Monte Cassino. Non solo, ma nascono una serie di problemi per cui quando i ministri di culto nel tempo cominciano a realizzare degli altari, a fare degli affreschi, eccetera, cercano di ricucire una serie di storie che noi oggi non siamo in grado di apprezzare, ma che hanno a che vedere con una capacità di lettura della storia che noi oggi non abbiamo più. Io oggi sto facendo un'operazione illogica, mi sto sostituendo al parroco mettendo le spalle al sacramento, parlando a voi, ma di una cosa che non ha nulla a che vedere con una celebrazione liturgica. Perché? Perché oggi noi abbiamo bisogno di informazioni, perché abbiamo perso il contatto con la tradizione, con la conoscenza di ciò che veniva spiegato giorno per giorno all'interno delle chiese. Allora queste chiese non nascono perché un architetto pazzo ha deciso di fare delle forme particolari, ma perché c'è un ministro di culto e quindi il vescovo che dà delle indicazioni precise su come si debba operare all'interno di un edificio che ha una consistenza architettonica e quali debbano essere poi l'iconologia e l'iconografia delle pitture che andranno a coprire le intere pareti. Noi oggi vediamo pochi brandelli, però questa chiesa era interamente dipinta con affreschi, quindi io oggi parlerò di 4-5 particolari, quando qui erano migliaia le rappresentazioni che caratterizzavano tutto l'edificio. E allora, ecco, ritorno per un attimo alla facciata. Il secondo elemento molto particolare è il teschio. Sotto i piedi della crocifissione vi è un teschio molto bello, è terribile. Noi pensiamo, ecco, spesso diciamo, è il simbolo della morte. Non è così semplice la questione. La questione del teschio presso la croce è un fatto importante nella storia della cristianità, perché nel 1099, quando Goffredo di Buglione occupa Gerusalemme, Goffredo non era andato a fare una passeggiata turistica, era andato con un preciso intento molto personale di farsi seppellire sotto il luogo dove c'era stata la crocifissione di Cristo, perché in quel luogo, siamo tutti ascoltatori di Vangeli, il luogo del cranio, il Calvario, in quel luogo c'era la tomba di Adamo. E lui si fa seppellire, ordina che alla sua morte si sarebbe dovuto seppellire il suo corpo esattamente nella tomba di Adamo, perché nella tradizione cristiana Cristo, dopo essere morto, è sceso agli inferi e quindi ha salvato non solo quelli che verranno dopo, ma ha salvato anche tutta l'umanità fino all'origine dell'umanità, cioè a Adamo. Quindi questa piccola testa di marmo che sta all'esterno non è altro che la sintesi di questa storia complicatissima all'interno del processo di salvezza dell'uomo.
E quindi anche qui, come in altre parti dell'universo cristiano, si racconta questa storia. Ma veniamo all'interno, cominciamo a parlare di questi affreschi che sono molto particolari, sembrano confusi, però se con un poco di attenzione cominciamo a osservarli uno per uno, scopriamo che vi sono dei particolari, alcuni che sono spariti, ma permettono di capire che vi è un certo legame tra quello che c'è fuori e quello che verrà realizzato pochi anni dopo. Questi affreschi presumibilmente sono successivi al 1319, quindi sono, possiamo definirli angioini, del 300. Ritorno alla corona. La questione dell'angelo che porta la corona viene presa da un cosiddetto Vangelo apocrifo, è un Vangelo di San Bartolomeo, il processo di San Bartolomeo, nel quale processo a un certo punto San Bartolomeo fa un inno alla croce di Cristo e dice: io sono presso la croce dove scenderanno gli angeli a adorare il Cristo. Cioè quella scena con la corona in testa è presa da un Vangelo apocrifo, probabilmente dell'ottavo, nono, decimo secolo, in cui si racconta di questo processo dove il personaggio principale e San Bartolomeo. Allora, quando guarderete queste pitture, nella pittura più in basso a sinistra c'è una figura femminile, non saprei dire a chi appartiene perché non esistono suggerimenti, però a fianco c'è l'apostolo Bartolomeo. Cioè questo fatto che venga richiamato non gli altri apostoli ma proprio Bartolomeo può essere una sorta di indizio per dare una giustificazione del perché all'esterno vi sia questa corona posizionata sulla testa di Cristo. Ma poi andiamo oltre. C'è una rappresentazione di una donna con un grande mantello che ha una decina di ancelle, sembra la Madonna con delle sante attorno, ma in realtà è una santa nordica alla bandiera svedese, è Sant'Orsola. Sant'Orsola con le 11.000 martiri, le 11.000 vergini che la seguivano. E questa è una storia che ha un grande sviluppo in tutta Europa, dal nord dell'Europa fino al sud della Sicilia. È una storia importante che nasce da un equivoco, perché nel X secolo si scopre in una chiesa di Colonia che vi è una epigrafe con una X1 e poi un ML che viene letto Mila. Si legge 11.000, nasce la leggenda delle 11.000 vergini e questa storia viene collegata alla presenza di Attila. Attila che avrebbe distrutto Colonia, avrebbe trovato in questa città Orsola con queste 11.000 vergini, le quali erano andate a Roma, avevano conosciuto un papa inesistente nell'elenco dei papi non si conosce, San Ciriaco poi diventa anche santo, Ciriaco viene portato a Colonia e quando arriva Attila ammazza le 11.000 vergini, compreso questo mai esistito papa, e da allora nasce la tradizione secondo cui queste vergini sono sostanzialmente la rappresentazione della Madonna che protegge tutte le donne all'interno del proprio mantello. E qui è una rappresentazione bellissima, si sono salvati alcuni particolari, compresi alcuni due piccoli elementi che ci fanno pensare, sono due piccolissime donne inginocchiate che molto probabilmente sono le mogli o le
delle donne che hanno a che vedere con chi ha materialmente messo i soldi, i cosiddetti donatori, in questo caso le donatrici, dell'affresco di una parte delle pitture. Quindi già da questo piccolo particolare riusciamo a capire altri elementi che collegano il culto per Sant'Orsola a un fenomeno che si diffonde in tutta quanta l'Europa. Ma poi, se saliamo al piano superiore, cominciamo ad avere delle idee un poco più precise sul fatto, ecco, della presenza benedettina qui e del perché Larino in qualche modo ha una storia collegata a quella di San Benedetto. Vi sono quattro rappresentazioni che sono tratte proprio dalle storie di San Benedetto. Di San Benedetto ha parlato San Gregorio Magno. San Benedetto è morto più o meno nel 580, Gregorio Magno, 520, Gregorio Magno ha scritto intorno al 580, quindi è quasi contemporaneo di San Benedetto, e Gregorio Magno racconta dei fatti, i miracoli di San Benedetto e alcuni episodi che probabilmente sono anche veri. Allora, uno, perché vediamo San Benedetto vestito da monaco che ha in mano un libro? È il libro della regola, non è un Vangelo, è la regola di San Benedetto che viene illustrata attraverso la figura del santo, diventato cassinese, che sta facendo tre miracoli. Gli altri tre episodi raccontati hanno a che vedere con dei miracoli. Uno è San Benedetto che parla agli abitanti di Cassino, e attraverso questa predicazione che fa agli abitanti di Cassino, i cassinesi si convertono al cristianesimo. Quindi è una rappresentazione, che in qualche modo ha a che vedere con l'attività della predicazione di San Benedetto. Gli altri due piccoli quadri sono una complicata rappresentazione di un fatto. Quando Totila attaccò il convento del monastero di San Benedetto a Monte Cassino, non volle andare personalmente a trattare con l'abate la resa, ma mandò il suo cancelliere, il capo della sua cancelleria, il quale si truccò, si vestì con gli stessi abiti di Attila. Quando Totila arrivò da San Benedetto, San Benedetto lo squadrò e disse: tu adesso c'hai addosso, sei un falso, perché non rappresenti te stesso, ma fai finta di essere il tuo capo. E quindi sbugiardò quella finzione che si stava facendo. Poi la storia prosegue, però questi fatti particolari sono raccontati da Gregorio Magno, ed è stranissimo che proprio qui a Larino vengano di nuovo rappresentati. A fianco c'è la figura di San Michele, e qui si apre uno scenario importante per Larino. Non tutti sanno a Larino che la più antica testimonianza del culto per San Michele dell'intero bacino mediterraneo occidentale è quella di Larino, perché nel 490, siamo nel V secolo, quando il vescovo Casto di Larino scrive una lettera al Papa per chiedere l'autorizzazione per due abitanti di Larino, i quali vogliono costruire una chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. Pensate che il santuario sul Gargano verrà costruito, secondo delle leggende, noi stiamo parlando invece di fatti storici, di fatti acclarati perché conosciamo i documenti, la fondazione del santuario sul Gargano è di 60 anni dopo
la creazione di questa chiesa in un campo mariano, viene definito, quindi c'è anche una definizione toponomastica del luogo dove viene costruita questa chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. San Michele chi è? Nella tradizione cristiana San Michele è il santo che pesa le anime. Qui ritorniamo un'altra volta al discorso, alla ipotesi che le anime vengano pesate, perché Dio deve decidere quale debba essere salvata e quale debba essere invece mandata negli inferi. E qui vediamo la rappresentazione bellissima di San Michele che regge la bilancia con la quale sta pesando le anime e ha la spada in mano, la lancia in mano con la quale sta ammazzando Lucifero, il suo nemico capitale. Quindi è una rappresentazione interessantissima che in qualche modo rievoca ciò che era avvenuto nella storia di Larino e quindi diciamo pone un punto fermo sulla origine longobarda dell'insediamento di Larino, che non era questa, ma era nella parte alta, perché molto probabilmente la prima cattedrale di Larino non stava in questo luogo, ma stava nella Larino romana, e poi soltanto con l'insediamento longobardo Larino si sposta in basso, nasce il castello, nasce la prima fortificazione longobarda e nasce la contea da cui poi viene fuori tutta la sua storia civile. Questo per dirvi alcuni piccoli passaggi di queste piccole pitture che sono sopravvissute al tempo e che permettono di ricostruire una grande e importante storia nel passato. Ma una cosa poi è venuta fuori per puro caso. Nel 2009 provammo a mettere una scala appoggiata a quegli affreschi perché era poco convincente l'immagine di un personaggio allungato a terra che viene colpito da una lancia. Qualcuno si era così, aveva parlato di una ripetizione dell'arcangelo Michele che ammazza Lucifero. Non è così. Con un poco di pazienza, con una tovaglietta di carta, provai a vedere che cosa si nascondesse al di sotto, perché queste pitture oggi le vedete piene di polvere, andrebbero ripulite. Queste ripulite hanno dei colori spettacolari. Nel pulire questa immagine esce fuori la soluzione al problema, perché sotto vi erano gli elementi di una parola che permette di ricostruire tutta la storia. Cioè c'è scritto Iulianus, e chi Giuliano nella storia, uno è il grande Giuliano, è Giuliano l'Apostata, che ha una storia bellissima ma terribile, perché è legata alla uccisione di un altro santo, che è San Mercurio. San Mercurio è nell'elenco dei santi, una volta vi erano conservate qui a Larino anche le reliquie di San Mercurio, una storia terribile, perché nasce un problema nell'ambito della storia della cristianità. Voi sapete che il primo grande imperatore cristiano è Costantino il Grande, il quale nel 313, dopo aver battuto Massenzi a Ponte Milvio, ha questa visione universale della croce, in hoc signo vinces, nasce praticamente tutta la storia legata alla creazione di un impero cristiano. Costantino è il primo imperatore cristiano. Costantino, che per molti versi viene santificato, ma per molti versi ancora viene considerato un delinquente, un effeminato, uno che non ha guardato ai costumi, ha guardato alla solidità della sua azione politica. Quindi dal punto di vista morale non era considerato granché dai suoi contemporanei. È successivamente che è stata rivalutata fino a farlo diventare santo. Ora, di questa storia, quella che vediamo rappresentata di Giuliano ammazzato da... Si vede soltanto la parte inferiore della corazza
del soldato di Mercurio che l'ammazza, è un racconto ripreso dalla tradizione che molto spesso è inventata, e di questa tradizione chi si è fatto portavoce è stato Jacopo da Varaggine, il quale Jacopo da Varaggine a un certo punto decide di riprendere tutte le leggende di tutti i santi e scrive la famosa leggenda aurea, cioè tutti i racconti legati, veri o falsi, legati alle storie dei santi, e racconta una storia terribile, secondo la quale Giuliano, che non era chiamato l'apostata, Giuliano l'imperatore, decide di andare in Cappadocia, dove era vescovo, un vescovo Basilio, i nomi stessi, no, fanno immaginare una tradizione orientale. Ecco, Basilio sa che arriva l'imperatore, convinto che si tratti, siamo nel 366, quindi dopo Costantino il Grande, decide di andare a riverire l'imperatore e pensa di fare una cosa bella portando dei pani di orzo, che era il pane che mangiavano i cristiani in Cappadocia, in tutto il bacino mediterraneo. Se non che Giuliano avrebbe, secondo il racconto secondo questa tradizione, avrebbe detto: questo pane lo fai mangiare agli animali, anzi io faccio una cosa, ricambio il dono dandoti dei sacchi di biada, perché voi siete degli animali, potete mangiare soltanto la biada. Ovviamente immaginate questo vescovo che pensava di aver fatto una bella azione, torna nella sua chiesa, si ritira in preghiera e gli appare la Madonna. La Madonna gli dice: guarda, non puoi sopportare questa offesa, facciamo una cosa, tu ritornatene a pregare, ci penso io, tu vai a pregare sulla tomba di San Mercurio, che stava sepolto là dentro. E Mercurio, secondo la tradizione, era stato ammazzato proprio da Giuliano, dall'imperatore. Se non che va per riverire la tomba di San Mercurio e scopre che manca il corpo. Chiede in giro, tutti gli dicono: no, ma fino a poche ore fa stava qui dentro, adesso San Mercurio non c'è più. Si ritira in preghiera, la mattina dopo ritorna nella chiesa, si reca di nuovo davanti alla tomba di San Mercurio e ritrova le ossa di San Mercurio che stavano lì, ancora ben conservate. Arriva un messaggero e gli dice: guarda, stanotte è successo un fatto stranissimo, una cosa incredibile, l'imperatore Giuliano è stato ucciso da un cavaliere a cavallo, ma non sappiamo chi sia stato colui che ha ucciso l'imperatore. Tutta la storia quindi è una storia di vendette atroci, è proprio l'esatto contrario di quello che poi la realtà storica attribuisce a Giuliano, che viene considerato apostata per aver tradito ciò che aveva deciso che avrebbero dovuto fare gli imperatori oramai cristiani. Ammiano Marcellino invece proprio traccia della vita di Giuliano, che non era assolutamente un apostata, ma era un filosofo che era conosciuto soprattutto per la sua bontà d'animo, per la sua disponibilità nei confronti dei nemici, ma soprattutto per una serie di operazioni di carattere culturale che lo portavano a definirsi un filo arabo, un filo greco, e nemico di coloro che avevano la barba, quindi sarebbe stato un mio avversario sul piano iconografico. Quindi, vedete come la storia assume dei significati diversi a seconda degli interpreti che vivono questi elementi. Noi della storia della cattedrale sappiamo poco, perché quella che vediamo oggi è frutto di una trasformazione fatta alla fine del secolo scorso, quando si decise di demolire tutte le sovrapposizioni barocche. Voi adesso siete comodamente seduti nei banchi,
Però tenete presente che i banchi sono un'invenzione del Concilio di Trento. Fino alla metà del Cinquecento nelle chiese non ci si sedeva, nelle chiese si svolgevano delle cerimonie liturgiche basate soprattutto sull'attività processionale, ci si muoveva. Sotto nella cripta rimane un pezzo di una croce processionale che stava fuori della cattedrale e che serviva proprio a creare questi movimenti dai quali poi si ricavavano anche degli sconti sulle future pene nel purgatorio. Quindi la Chiesa era una macchina fatta proprio per pulire l'anima dai propri peccati. Nel Cinquecento invece la Chiesa oramai è trionfante, le regole sono molto più incalzanti, si decide di cambiare tutto, si perde di vista tutta quella serie di elementi che caratterizzavano la storia della Chiesa e si procede a una trasformazione. Il Vescovo Tria è colui che fa queste grandi trasformazioni, ma soprattutto approfitta di alcuni elementi che già si erano incardinati in questo luogo. In particolare nel 1532 Larino ha la fortuna di avere un feudatario importante, Ettore Pappagoda, e un vescovo importante, Giacomo Sedati, i quali favoriscono una serie di attività, soprattutto attività legate alla presenza delle confraternite. E qui passiamo a un tempo diverso, quando viene realizzata questa specie di piccola cappella all'interno della chiesa dell'Annunziata, che sta alle vostre spalle. Voi quando uscirete, guardando sulla destra, vedrete questa purtroppo rovinatissima cappella dell'Annunciazione, di cui conosciamo benissimo l'età, conosciamo il committente, conosciamo il vescovo che l'ha fatto fare, perché vi sono gli stemmi dei Pappagoda, lo stemma dei Sedati, ma soprattutto c'è la data, 1523, che rende molto chiaro che cosa sia accaduto. Ma questi sono gli elementi storici che servono a dare importanza a quella parte dell'architettura. Ciò che è molto molto particolare è il rapporto prospettico. Quando non starete in compagnia, avrete la possibilità di venire in questa chiesa, soprattutto quando le luci sono spente, perché le chiese sono ancora più belle, perché si valorizza l'occhio di Dio, questo meraviglioso rosone che avete qui nella basilica, ma soprattutto a porte aperte. Quei tamburi sono frutto della necessità di contenere il freddo e il caldo, ma in realtà anticamente da questo punto io avrei visto la chiesa che era di fronte, quindi i rapporti erano diversi. A porte aperte il celebrante avrebbe visto che cosa accadeva in piazza e che cosa accadeva nella chiesa che era di fronte. Allora, se voi così con calma proverete a camminare lungo l'asse di questa chiesa, quando arrivate più o meno al penultimo pilastro e guardate verso l'affresco dell'Annunciazione, l'affresco si riconosce poco, ma si vede benissimo la prospettiva. Voi avete l'illusione di far parte di un edificio che è finto, in effetti è solo rappresentato, perché le volte di quella pittura sono fatte in maniera tale che si possano osservare con correttezza da un punto preciso, che è lo stesso punto da cui si può osservare la chiesa, la piazza e la croce che stava all'esterno. Allora, tutti questi elementi, no, che fanno parte della storia, della iconografia, di tutto ciò che appartiene al mondo cristiano, in realtà qui, per il fatto di stare a Larino, permettono di dire che Larino fa parte della storia della cristianità. Quindi questi elementi non sono degli elementi che si estraniano a ciò che sta avvenendo nel resto dell'umanità, ma fanno concretamente capire che Larino fa parte della storia dell'Italia, della cristianità, dell'Europa, di tutto ciò che avviene nel tempo. Ma soprattutto, consapevole di queste variazioni, è il Vescovo Tria, il quale personaggio molto discusso, un personaggio
di cultura internazionale, è vissuto soprattutto fuori, poi quando viene a Larino porta a Larino quelle istanze che erano maturate a Roma, a Napoli e in tutti i grandi luoghi dove si era spostato, tanto è vero che lui decide di modificare tutta la struttura architettonica di tutte le chiese della diocesi, portando non solo a Larino ma in tutta la diocesi i migliori artisti che erano sul mercato napoletano soprattutto. Perché pensate che prima i marmi che vengono qui portati da Napoli sono tutti marmi commissionati a Napoli e che sono arrivati attraverso un complicatissimo percorso marino. Pensate, gli altari che sono arrivati qui a Larino sono passati per il Golfo di Messina, per lo Stretto di Messina, e sono sbarcati a Campomarino e poi da Campomarino sono stati portati qui a Larino. Per dirvi com'era complicata il trasporto di marmi bellissimi come quelli che adesso si trovano nella sagrestia, che furono commissionati a Lorenzo Troccoli, che era il collaboratore privilegiato, se vogliamo, di Antonio Vaccaro, il più grande marmoraro napoletano, e che qui a Larino realizza due esempi bellissimi di sculture marmoree che hanno un che di seicentesco, cioè conservano quel carattere che viene descritto nei contratti di appalto. Sono degli altari alla Borromina, perché Borromini da Roma aveva influenzato l'architettura napoletana e da Napoli questo tipo di architettura era diventata architettura internazionale. Io ho fatto una piccola carrellata su tutto la storia, la sintesi, ma qui ci sarebbe da approfondire sulla importanza delle pitture, questo bellissimo, questa quasantiera che ho visto con grande piacere è stata liberata negli ultimi anni e noi possiamo girare attorno e poter leggere il nome del vescovo che la fece fare. Cioè abbiamo una quantità di elementi che permettono di dire che Larino ha una sua carta d'identità che è legata non solo agli avvenimenti politici, agli avvenimenti importanti che interessano tutta l'Italia, tutta l'Europa, ma è legata soprattutto a dei personaggi che hanno lasciato concretamente delle tracce che ancora oggi sono capaci di influenzarci e di lasciare delle cosiddette contaminazioni che sono la base del nostro vivere quotidiano. Vi ringrazio. Grazie.